Ciao amici Zompa di YouTube e oggi ritorniamo su Granny. Siamo con una nuovissima mod. In questa mod la nostra cara nonnina diventerà Spider-Man, l'uomo ragno. Non vedo l'ora di provarla qua insieme a voi. È una mod che mi avete consigliato in tantissimi. In tanti mi avete detto: Panino, prova la mod di Spider-Man. E sono qua per farla insieme a voi. Prima di cominciare, mi raccomando, lasciate davvero tantissimi like, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Se volete essere inseriti alla lista dei saluti che ci sarà nel video di domani, dovete essere fra i primi 50 a scrivere Panino salutami. Mi raccomando, posso prendere solo i primi 50. Inoltre, sempre prima di cominciare, ci tenevo a ringraziare William Capuozzolo e Andrea Scelzo perché hanno fatto l'abbonamento al canale. Quindi grazie mille davvero tanto per l'abbonamento. Bene, ora finalmente direi di cominciare. Finalmente possiamo partire qua a provare la mod di Granny Spider-Man. Mamma mia, la nonna versione uomo ragno, sono veramente curioso di vedere com'è. Ok, tocchiamo continua e si comincia, si parte in questa nuova partita. Mamma mia, mamma mia. Allora, vi ricordo che io qua su Granny, Granny 1, Granny 2, Granny Mod sto proprio facendo una serie. Vi lascio qui sopra fra le schede la playlist dove c'è tutta la serie di Granny, la troverete tutta quanta intera. E ora ci alziamo qua dal nostro caro lettino. Voilà, buonasera, buonasera. Eccoci qua, siamo svegli, ci siamo alzati qua dal nostro caro lettino. Beh, però è fatta bene, devo dire che il pavimento è bello come l'hanno fatto. Vediamo qua se troviamo subito qualcosa. Ok, perfetto. C'è l'anguria, perfetto, questa possiamo romperla nel cortile. Guardatela lì, nonna Spider-Man, la nonna uomo ragno. Vediamo qua se c'è Angeline dietro qua, se c'è l'armadio. No, non c'è. Quindi io direi di andare subito qua. Mamma mia, ho fatto rumore. Spostatevi, che quella viene subito, quella nonna viene subito. Vediamo qua invece com'è. Proviamo, apriamo quei cassetti. Quindi praticamente c'è soltanto Slendrina da vedere. Andiamo qua, voilà, buonasera, buonasera. Premiamo qua il bottone, su, premi, premi e non aver paura. Ok, l'orsacchiotto di Slendrina è tipo una roba quadrettata di rosso, come se fosse l'uomo ragno di Slendrina, versione orsacchiotto. Ok, va bene, dai. Vediamo qua, scendiamo, vediamo qui sotto com'è diventato. Voilà, c'è qualcuno? C'è qualcuno da queste parti? Non c'è nessuno. Devo dire però che... no, aspettate, che mi sono bloccato! Mi sono bloccato! Guardate! No! Cominciamo bene! Cominciamo bene! Mi sono già bloccato così! Ma com'è possibile? Ciao! Non c'è proprio un modo per poter uscire. Già così, partiamo bene, ci bugghiamo subito così. La porta mi ha subito buggato qui di lato. Ma no, ma dai, ma dai, ma come si fa? Come si fa? E niente, dobbiamo di nuovo uscire, quindi tocchiamo qua, main menu, play e ricominciamo qua. Ma dai però, ma dai! Ma si può bloccare così subito all'inizio? Meno male che si è bloccato all'inizio e non da subito. Queste mod sono sempre buggate. C'è sempre un bug. Ogni volta che faccio un video sulle mod, ne becco sempre uno. Va bene, ci alziamo qua. Alzo pure il volume perché lo sento un po' bassotto. Eccoci qua. Voilà, buonasera, buonasera. Sì, avrei potuto pure farmi prendere da Granny per potermi liberare, però perdevo una notte inutilmente. Perché devo perdere una notte per una cosa che non è colpa mia? Perché dopo tutto non è colpa mia, è il gioco che si è buggato, non sono io che sono andato lì a farmi buggare. E giustamente adesso non c'è più il melone, eh? Giustamente non lo trovo più. Mamma mia, ciao ciao ciao, nonnina, nonnina, quella già sta salendo velocemente. Tu sposta qua, sposta veloce. Ok, perfetto. Andiamo qua sotto, vediamo qui dietro se hanno aggiunto oggetti. Ok. Andiamo qua dentro. Ok, premiamo quel pulsante, vediamo se troviamo qualcosa di utile. Non c'è niente, c'è solo l'orsacchiotto, ma quello lo andremo a prendere dopo. Sento la nonna qui vicina. Non vorrei dire, ma ho sentito qui vicino la trappola della nonna. Ok, perfetto, scendiamo veloci, veloci. Andiamo qua dentro, vediamo che cosa c'è qua. C'è il solito prosciuttone, ma non c'è niente. Non trovo nulla, che okay, gli oggetti sono tutti spariti. Sono spariti, non ci sono più gli oggetti. Ma no! Va bene, vediamo qua com'è. Devo dire però che questa mod è stata fatta bene, cioè a livello di grafica. Guardate qua le texture, come l'hanno fatta bene. Bene. Sta cosa mi piace, non mi piace soltanto il bug, però va bene, dai. Guardate lì dov'è, è lì, no, 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 ciao nonna, ciao nonna!
Va bene, vieni a prendere. Ma cosa ci faceva lì una trappola? Quand'è che l'ha messa? Perché c'è una trappola lì se la nonna non è proprio andata lì sotto per trovare me? No, perché solitamente Granny lascia le trappole dopo che tipo ci ha trovato e io mi sono nascosto. Sì, ma ora devo fare qua il gameplay col coso che zoppica. Ma no, ma dai, ma non mi piace così, non mi piace. Tutto perché sta mod è buggata, ma dai, mi devo pure nascondere qua. Aspettiamo qua che venga la nonna, sempre se viene. Perché ormai abbiamo capito in queste mod che quando io faccio un rumore da un lato... Ah, ok, no, sta venendo, perfetto. Oh, dai, su, dai. Nonna Spider-Man. Ciao, nonna Spider-Man. Tutto bene, tutto bene? Sì, ora però puoi andare via, per favore. Non ci credo. Si è buggata lì davanti. Si è buggata lì, non riesce a passare dalla porta. Ma guardate! Ma ce la faccio a fare qua adesso un video senza bug? Guardate come sta. Cioè io posso stare qua un'ora, non posso uscire perché la nonna è buggata lì davanti. Ma si può, ma si può! Devo rifare una terza partita, non ho mai... No, no, forse si sta sbuggando, forse si sta sbuggando. Però mi ha lasciato la trappola lì davanti, ma dai. Nonna, però muoviti, muoviti! Quanto ci mette ad uscire da lì? Quanto ci mette? Oh, finalmente, finalmente! Ora possiamo uscire da qua? Sì. Perfetto, non facciamo tanto rumore. No, 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 questa mi ha già rivisto, chiudi qua, veloce, veloce, andiamocene subito di qua, mamma mia nonna, mamma mia, scendiamo da questa parte, voglio vedere la cantina com'è diventata, sempre se lei non si blocca di nuovo in cantina come prima e non mi lascia una trappola, che poi mi chiedo, quella trappola quando l'ha lasciata? Come dicevo prima, Granny lascia le trappole dopo che ormai ci siamo nascosti, no? Siamo andati da qualche parte. Quindi vorrei capire lei quando è che è scesa qua, perché io non ci sono sceso qui sotto. Nonna, nonna Spider-Man. Ah, ecco perché lascia le trappole, perché lei è la nonna Spider-Man. Però io non trovo gli oggetti, non trovo gli oggetti. Vediamo qua sotto se troviamo qualcosa di utile. Proviamo a vedere, scendiamo, scendiamo. Voilà, buonasera, buonasera. Questa è l'automobile. Beh, bella! L'automobile di Granny Spider-Man! Parte dallo shotgun, perfetto, lo mettiamo qua dentro. Poi proviamo a vedere qua. Secondo me sta mod è buggata a livello di oggetti. È come quelle mod dove gli oggetti non si trovano. Non so se voi avete presente altre mod che io ho fatto nei video scorsi dove gli oggetti non comparivano proprio nel gioco. Secondo me questa è una di quelle mod. Ok, proviamo a vedere di fuori. Andiamo di qua, facciamo rumore di qua, ok, perfetto, veloce, veloce, qua dentro, su, su, alzati, alzati, veloce, ah, witch handle, magari troviamo il martello dentro il pozzo, proviamo a vedere, andiamo di qua, veloci, veloci, su, su, muoviti, muoviti, mamma mia, su, ah, dai, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo, meno male. Apri qua. Ah, comunque volevo anche dirvi, ieri ho portato il video del nuovo Baldi. Se ve lo siete persi, vi consiglio di vederlo perché è stato un video veramente molto divertente. Andiamo qua. Nonna. Non è di qua la nonna. Vediamo anche il cortile com'è diventato. Perfetto. Andiamo qua. Nel frattempo quella sta lasciando trappole ovunque. Su, su, apri qua, alza velocemente, velocemente, su, su, ditemi che c'è almeno il martello, ditemi che c'è il martello, che è la cosa più importante all'interno dei video delle mod, perché noi tramite il martello possiamo aprire la stanza dove si trova Slendrina. Ok, martello preso, perfetto, ora possiamo andare di sopra. Veloci, veloci, andiamo di qua, facciamo un bel salto, voilà! Ok, facciamo solo attenzione a non beccarci Granny versione Spider-Man, nonnina! E dai, e dai, e su, mamma mia, già lì, per poco me la stavo per beccare, per poco, stavo uscendo dalla cantina, no, tavolo, togliti, si ci mette pure il tavolo in mezzo, andiamo veloci, veloci, saliamo, saliamo, mamma mia, mamma mia, mamma mia quanto rumore sto facendo però, ok, perfetto, saliamo, veloci, veloci, così vediamo com'è diventata la stanza di Slendrina, vediamo qua, uno, due e tre, perfetto. Questo possiamo lasciarlo anche di qua. E qua devo fare in questo modo. Perfetto. Droppiamo. Ora velocemente scansiamoci via prima che la nonna salga di qua. Sempre se verrà. Perché abbiamo capito che in questo modo la nonna si bugga, si blocca. Quindi
Quindi è capace che io con tutto questo rumore lei non sale neanche. Nonnina? Perché non viene la nonnina? Perché? No, io so già che tanto se scendo adesso qua in bagno me la trovo in bagno. Se vado adesso di qua me la trovo da questo lato. Quindi in un modo o nell'altro me la becco sempre sta nonna. Non lo so, io tenterei, io rischierei perché tanto questa non vuole scendere, cioè non vuole salire, volevo dire. Tanto andiamo con calma. Andiamo qua veloci, veloci. Nonnina. Ok, non è di qua. Quindi direi di andare da questo lato e andiamo a recuperare l'orsacchiotto di Filendrina. E vabbè, poi pure io mi faccio autorumore da solo e mi prendo i colpi. Andiamo qua, ok, perfetto. Ah, qui c'è pure un'altra parte dello shotgun. Tecnicamente potrei fare una roba del genere, completare lo shotgun e mettere fuori uso la nonna con lo shotgun, così io ho la strada spianata per andare a mettere l'orsacchiotto di sopra. Però io tecnicamente qui ho già l'orsacchiotto. Quindi a me basterebbe prendere l'orsacchiotto, salire nel piano superiore e vedere come è diventata Slendrina versione Spider-Man. Invece qua con lo shotgun devo mettermi a trovare anche l'altra parte. Quindi non lo so, io rischierei. Male che vada, Granny mi viene a prendere, io posso ritornare, tanto ho altre 3 notti qua. Muoviamoci, veloci, veloci, veloci come un fulmine. Tanto qua Granny non la vedo, la nonnina non la vedo. Nonnina Spider-Man non è di qua. Perfetto, perfetto. La cosa buona dei bug di questa mod è che Granny non mi viene a rincorrere quando ho in mano l'orsacchiotto. Cioè, tutto questo per vedere Slendrina che non è cambiata minimamente. È rimasto uguale. Slendrina non è cambiata dentro questa mod. Ma dai, mi becco pure Slendrina uguale che non è cambiata, non è stata modificata. Comunque, ciao Slendrina, tutto bene? L'altro giorno mi sono divertito per bene su Slendrina X, con te. È già sparita. È già sparita, non è voluta restare qui con me. Nonna? Nonnina Spider-Man, dove ti trovi? Dove ti trovi? Beh, perlomeno siamo riusciti ad esplorare qua la mod con calma, senza tanti problemi. Sì, a parte prima la trappola, però va bene, dai. Ce la siamo cavata bene, ce la siamo cavata. Ok, mettiamo qua, andiamo velocemente di qua perché voglio vedere qua com'è diventato. Questa zona non la esploro mai durante le mod e ne voglio approfittare adesso qua in questo video. Va bene, abbiamo esplorato questa zona, non vado di qua, se no poi finisco in prigione. Quindi, velocemente. Eh sì, you! Guardate là dov'è! Nonna Spider-Man è lì sotto! Va bene, direi di trovare qua un posto al sicuro, così possiamo anche finire il video. Tanto abbiamo visto quello che dovevamo vedere! Abbiamo visto tutto! Abbiamo visto come è diventata la casa di Granny, come è diventata Slendrina all'interno della mod. Ovviamente vi ricordo che qua nei video mod non andiamo a fare la fuga perché ho già fatto un sacco di video dove siamo fuggiti qua da casa di Granny, quindi rifare sempre gli stessi video dove facciamo sempre le stesse cose non è proprio il massimo. Piuttosto preferisco concentrarmi qua ad esplorare la casa come è diventata, come non è diventata. Va bene, dai, direi di finire qua questo video. Adesso qua di lato a me partirà la lista dei saluti con i primi 50 che hanno scritto Panino salutami nel video di ieri. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando spolleciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo in un prossimo video. Come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. Tanti saluti anche qua da casa della nonnina Granny. Ciao a tutti!